Ciao a tutte! Allora, innanzitutto scusatemi per l'aspetto un po' selvaggio, ma ultimamente sono abbastanza stanca perché sto cercando di fare un po' di cose insieme e sono abbastanza una casinara, per cui mi risulta difficile anche fare una cosa per volta, figuriamoci tante cose insieme. Ho il corso di cucito che mi sta impegnando parecchio ultimamente, in più sto organizzando un paio di mercatini di Natale, per cui sto sempre lì a cucire con una cinese. E niente, per cui insomma spero di recuperare presto e di fare qualche tutorial perché mi mancano tantissimo. Oggi vi volevo parlare di qualche prodotto che ho acquistato ultimamente e diciamo con la maggior parte di questi prodotti mi sono trovata bene e poi ce n'è qualcuno con cui non mi sono trovata benissimo e volevo fare appunto qualche piccola review per condividere con voi la mia esperienza. Allora, partiamo dal reparto mani. Ho acquistato questo smalto qui, che è il Velvet Rose numero 306 della Rimmel, è della linea Pro, quella con il pennellino largo per capirci, per cui ecco, diciamo che questo pennellino rende molto più facile e veloce l'applicazione. In più il prodotto che c'è all'interno, per cui lo smalto vero e proprio, secondo me è veramente ottimo, resiste tantissimo, non si scheggia, dura, è un buono smalto secondo me. Il colore mi piaceva molto, è questo qui che ho sulle mani. E ce l'ho da ieri, per cui diciamo che resiste. Poi, di questa marca qua, professionale per estetiste, che si occupa appunto di prodotti per le unghie, la Clarissa si chiama, ho acquistato questo spray che si chiama Spray on Dryer ed è appunto uno spray asciuga smalto. Quindi dopo aver applicato lo smalto, è una bomboletta così, come la lacca, si spruzza, praticamente agevola l'asciugatura dello smalto, la velocizza parecchio e lo rende proprio più duro. Infatti, certe volte mi capita che lo smalto mi sembra che è asciutto, invece poi dopo se vado a toccarlo, vado a truppare da qualche parte, comunque si segna. Con questo devo dire che ho ovviato a questo problema. È una bomboletta veramente grande, ci sono, mi sembra, 100, no, 213 grammi di prodotto all'interno, costa 6 euro, per cui insomma si può Un fare. altro prodotto con cui mi sono trovata bene, della stessa marca, Clarissa, è questo solvente delicato con vitamina E. Ed è appunto un solvente delicato all'aroma di albicocca. Ci sono anche altre profumazioni, mi sembra cocco, mango. E ecco, appunto, è una bella bottiglia. Sono 250 ml. Ovviamente non è che ha un profumo strepitoso, però una volta, diciamo, asciutto, dopo averlo utilizzato, non lascia sulle mani quel spiacevole odore d'acetone, appunto perché non contiene acetone, per cui ecco, ha questo aroma, diciamo, d'albicocca. Poi un prodotto con cui mi sono trovata veramente benissimo e forse è tra gli acquisti preferiti di quest'ultimo mese è un prodotto della Lush ed è un olio solido da massaggio con questa forma qui di fragolina, è di un rosa molto delicato ed ha un profumo buonissimo, cioè viene proprio voglia di mangiarlo ed è appunto, non so se li conoscete, sono questi oli solidi che sfregandoli con il calore del corpo si sciolgono e diventa appunto un olio da massaggio. Io lo utilizzo dopo la doccia, dopo il bagno, anche perché è molto pratico, in quanto ecco, appena uscite dalla doccia o dal bagno, l'ho provato anche sulla pelle bagnata e secondo me è ottimo per chi vuole un risultato meno unto, altrimenti sulla pelle asciutta si passa e diventa appunto, come potete vedere, un olietto. È molto idratante, dà un profumo di fragola, però è al tempo stesso anche fresco. Non so, ha un profumo buonissimo. Mi ricorda un pochino le Big Bubble togliendo, diciamo, la componente chimica. Buonissimo, veramente buono, buono. E questo si chiama Strawberry Fields. Sono stata da Kiko e ho fatto quattro acquistini ed ho preso. C'era l'offerta sui correttori. C'erano i correttori a 3 euro, per cui ho provato questo qua, che non avevo mai provato, che è praticamente, diciamo, il sostituto economico del Tash Eclat di Yves Saint Laurent. Ed è questa penna con all'interno, ecco, si spinge il tastino qui sopra e all'interno c'è un correttore molto fluido, che secondo me ecco, è una via di mezzo fra un correttore ed un illuminante. Non è molto coprente, secondo me per coprire delle occhiaie comunque importanti, diciamo, non basta, però è comodissimo da portare in borsetta per i ritocchi, per dare un pochino di luminosità a questa zona qui sotto.
Carino, io ho preso il numero 01 perché era quello che aveva una componente maggiore di giallo all'interno, gli altri due erano più rosati. Poi, sempre per di correttore, ho provato questo qui, visto che erano in offerta ho approfittato, che è invece il Full Coverage Concealer correttore di tinta. Si presenta in questa scatolina nera, c'è lo specchietto, ciao, basta, cretina. Ed è appunto questa pastiglina molto cremosa. Loro lo consigliano per, diciamo, per le discromie, per le macchiette da brufolo, non per le occhiaie, perché appunto ha questa consistenza molto densa, però secondo me non ha una coprenza fortissima. Cioè, rispetto a quello che utilizzo io di solito, che è sempre un correttore così in pastiglia cremoso, che è della Roche-Posay, questo è molto meno coprente, per cui io l'ho provato sotto le occhiaie e secondo me va benissimo, almeno a me non mi secca. Poi ho acquistato sempre da Kiko questo ombretto, che invece è stato un po' una delusione. È il numero 91, se non sbaglio, sì, è il numero 91, e quando ho provato il tester mi sembrava bellissimo. È questo marroncino, infatti voi se lo vedete è bello comunque a vederlo così, è un marroncino chiaro con dei sottotoni violacei e tantissimi glitterini argentati. Purtroppo il fatto è che questo ombretto scrive veramente poco, vedete? È veramente molto delicato e anche i glitterini non è che si vedano granché, per cui insomma sono rimasta un po' delusa. In più l'ho provato sugli occhi e scrive proprio pochino, bisogna stare lì strato, strato, strato. Una delusione, vabbè. Sempre da Kiko, ultima cosa, ho preso questo lucida labbra. Io non avevo mai provato i lucida labbra in tubetto della Kiko. Questo qua è il numero 01 ed è questo sabbia dorato, è leggermente perlato, direi. Però veramente una cosa impercettibile, nel senso poi sulle labbra, ecco, da questa luminosità, è quasi un gloss trasparente con un leggero riflesso dorato, molto molto carino. Mi ci sono trovata veramente bene, anche perché a me piacciono i lucida labbra abbastanza gommosetti come consistenza, non mi piacciono i lucida labbra super fluidi. Poi ho preso un rossetto della Max Factor. Io non avevo mai provato neanche i rossetti della Max Factor, sembra assurdo ma è così. Questo è il numero 825 e sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa. Allora, innanzitutto perché ha un colore veramente stupendo, è un pesca, secondo me non è proprio facile trovare un colore così, è un pesca medio, né scuro né chiaro, ed è un rossetto molto molto idratante. Pur essendo coprente e molto pigmentato, non fa quell'effetto secco che caratterizza di solito i rossetti particolarmente pigmentati. Questo costa 9 euro, il colore è veramente molto bello, in più ha un'ottima durata sulle labbra, veramente non se ne va mai, cioè almeno a me dura tantissimo. Ho voluto provare questa maschera qui della Garnier. Allora, io mi trovavo benissimo con la maschera della Garnier, olio di noce e foglie di pesco, che purtroppo in questo periodo non riesco più a trovare. Qualche ragazza mi ha detto addirittura che è stata ritirata, che non c'è più. Peccato, perché era una maschera priva di siliconi, era veramente molto buona, secondo me aveva un buon effetto sui miei capelli. E non ho ancora controllato l'inci, mi sono lasciata attrarre dal profumo, perché ha un profumo veramente molto esotico di mango e tiare. Veramente buonissimo. Non mi azzardo a dare un giudizio troppo positivo, primo perché devo controllare un attimo l'inci e soprattutto perché a volte mi è capitato, soprattutto con i prodotti per i capelli, di trovarmi strabene alle prime applicazioni e poi avere proprio un tracollo decisivo, per cui vi farò sapere. Infine, prima di concludere, vi volevo far vedere un piccolo esperimento che ho fatto. Siccome non mi basta che devo cucire 6-7 ore al giorno, ho pensato bene di cucirmi una cosetta. Allora, mi ero stufata non so se l'avevate visto, mi sembra di sì, della mia scatolina di latta, quella dove di solito tengo i pennelli. Era un po' scomoda alla fine, non va bene per quando magari sono in viaggio, ok, però non è che proprio mi entusiasmava tantissimo, poi io mi stufo presto delle cose, per cui ho provato a farmi un portapennelli. Allora, non è che sia riuscito proprio meravigliosamente, ma aspettavo un po' di meglio, è venuto un po' stortignato.
bagnacolo, forse me lo devo studiare un po' meglio. Ed è di questa stoffetta qui, di questa lanetta lilla. C'è il bottoncino con l'elastichino, si apre, si srotola e praticamente che ho fatto tutte le taschine, è stata una cosa devastante, non so se potete vedere, ho fatto tutte le taschine per i pennelli, così, poi qui ho fatto questa taschina un po' più grande per le spugnette da fondotinta e qui un'altra taschina per il kabuki. Niente ragazze, per ora è tutto qui. Se anche voi avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovate, se vi siete trovate bene, se vi siete trovate male. Scusate per i capelli che fanno veramente schifo. Vi mando un bacione e un abbraccio a tutte e alla prossima. Ciao!